dal Vangelo di Marco. In quel tempo si riunirono attorno a lui i farisei e alcuni degli scribi venuti da Gerusalemme. Avendo visto che alcuni dei suoi discepoli prendevano cibo con mani impure, cioè non lavate, i farisei infatti e tutti i giudei non mangiano se non si sono lavati accuratamente le mani, attenendosi alla tradizione degli antichi, e tornando dal mercato non mangiano senza aver fatto le abluzioni, e osservano molte altre cose per tradizione, come lavature di bicchieri, di stoviglie, di oggetti di rame e di letti, quei farisei e scribi lo interrogarono. Perché i tuoi discepoli non si comportano secondo la tradizione degli antichi, ma prendono cibo con mani impure? Ed egli rispose loro: bene ha profetato Isaia di voi, ipocriti, come sta scritto: questo popolo mi onora con le labbra, ma il suo cuore è lontano da me. Invano mi rendono culto insegnando dottrine che sono precetti di uomini. Trascurando il comandamento di Dio, voi osservate la tradizione degli uomini. Chiamata di nuovo la folla, diceva loro: ascoltatemi tutti e comprendete bene. Non c'è nulla fuori dell'uomo che entrando in lui possa renderlo impuro, ma sono le cose che escono dall'uomo a renderlo impuro. Dal di dentro, infatti, cioè dal cuore degli uomini, escono i propositi di male, impurità, furti, omicidi, adulteri, avidità, malvagità, inganno, dissolutezza, invidia, calunnia, superbia e stoltezza. Tutte queste cose cattive vengono fuori dall'interno e rendono impuro l'uomo. Fratelli e sorelle, con questa domenica riprendiamo la lettura del Vangelo di Marco, che ci accompagnerà fino al termine dell'anno liturgico e all'inizio del nuovo anno con il tempo di Avvento. Avevamo lasciato Gesù in una forte discussione, prima con gli scribi e i farisei, poi con la folla, poi con i discepoli e poi ancora con gli apostoli nel Vangelo di Giovanni, e ritroviamo anche qui nel Vangelo di Marco Gesù che deve discutere con forza con farisei e scribi che gli sono stati inviati da Gerusalemme per controllarlo, per controllare ciò che lui dice, per controllare ciò che lui fa. Infatti gli scribi e i farisei temevano che la predicazione e l'esempio di Gesù potessero sovvertire le tradizioni degli antichi, e questo loro non lo potevano tollerare. Ma Gesù non voleva eliminare la tradizione degli antichi, voleva semplicemente che la tradizione tornasse ad essere ciò che doveva essere, e cioè un'applicazione concreta della parola di Dio, che doveva avere il primato su tutte le cose. Infatti, la prima lettura che ascolteremo oggi dal libro del Deuteronomio ci ricorda che il popolo degli ebrei è un popolo fortunato, è un popolo felice, perché ha Dio vicino a sé, ha Dio che agisce vicino a lui, ha Dio che compie miracoli e ha Dio che ha donato la legge, che ha donato i comandamenti, che ha donato la parola. Per questo motivo oggi la buona novella vi raggiunge qui dalla cattedrale di Lanciano, davanti a un confessionale del quale vi parlerò fra un attimo, e sotto la statua di San Girolamo, colui che ha tradotto la parola di Dio rendendola fruibile praticamente a tutto il mondo, avendola tradotta prima in greco e poi in latino. La parola di Dio quindi deve tornare ad avere il primato. E come ci ricorda San Giacomo nella seconda lettura, la parola di Dio non solo va ascoltata attentamente, ma va messa in pratica. Non dobbiamo essere semplici ascoltatori
dice San Giacomo, ma facitori della parola. La parola la dobbiamo rendere concreta, la parola la dobbiamo rendere vita. Questo è ciò che avevano in parte dimenticato gli ebrei e questo è ciò che in parte dimentichiamo anche noi. Siamo bravissimi nel citare la parola di Dio come lo erano ancora di più i nostri fratelli ebrei, ma spesso la lasciamo da parte la parola e la nostra vita va in una direzione completamente diversa. Oppure la disinneschiamo la parola attraverso le tradizioni degli uomini, le interpretazioni degli uomini che tolgono forza, che tolgono il cuore alla parola di Dio sostituendola con le cose che piacciono a noi. Allora è come se Gesù stesse dicendo a coloro che lo ascoltano e a noi che lo ascoltiamo oggi, tornate alla parola e tornate al cuore della parola, tornate al vostro cuore, perché come ci ricorda Sant'Agostino, di cui ieri abbiamo celebrato la festa, Dio è dentro di noi e noi non dobbiamo cercarlo fuori di noi stessi, ma nell'intimità del nostro cuore, perché Lui è più intimo a noi di noi stessi. Se torniamo al cuore, noi lì troviamo Dio. Se torniamo al cuore, lì noi troviamo la parola nella sua integrità e anche nella sua integralità, nella sua totalità. Apriamo quindi il nostro cuore perché la parola di Dio vi possa risuonare. Il cuore è presente nella Bibbia in più di 1000 citazioni. Questo significa che è qualcosa di fondamentale e lo era anche per gli antichi. Il grande detto dei greci, conosci te stesso, che era sul frontone del Tempio di Delfi e che era una frase così cara al filosofo Socrate, ci ricorda quanto sia importante tornare al cuore, tornare all'intimità. Nel cuore noi scopriremo ciò che il Signore vuole davvero e nel cuore noi capiremo se le tradizioni umane, se le tradizioni della Chiesa servono a mettere in pratica la parola o ne diventano, al contrario, un ostacolo. Ad esempio, nella legge degli antichi ebrei c'era scritto che quelle regole che abbiamo ascoltato nel Vangelo, il lavarsi le mani fino ai polsi prima e poi fino ai gomiti, appartenevano solo ai sacerdoti e appartenevano ai sacerdoti nel Tempio. La tradizione degli uomini le aveva estese a tutte le persone, rendendo difficilissima la vita delle persone stesse, perché dovevano fare attenzione a tanti particolari, dimenticando che Dio è un padre, non è un ispettore della ASL che deve controllare le nostre mani e il nostro corpo. Certamente è importante anche l'esteriorità, certamente è importante anche l'attenzione alla pulizia del corpo, dei vestiti, degli ambienti, ma non può essere questo a sostituire l'essenziale. Altrimenti, come Gesù ci ha detto citando il profeta Isaia, noi onoreremo Dio con le labbra, ma il nostro cuore sarà lontano da Lui. E allora Gesù ci dice che cosa interessa a Dio, qual è la vera pulizia del cuore che Dio vuole. E ce lo dice attraverso degli esempi pratici, perché gli esempi pratici sono sempre quelli che capiamo meglio e ci restano impressi di più. Gesù ci dice che non c'è nulla di impuro fuori di noi, perché tutto ciò che dall'esterno entra in noi poi va a finire nella fogna. Una delle nostre idee, infatti, era ambientare questa buona novella vicino a un depuratore. Poi le piogge di questi giorni ci hanno reso il fatto un po' troppo complicato. E allora abbiamo scelto un luogo simbolico. Sotto la statua di San Girolamo c'è un confessionale e noi stiamo registrando di fronte a un confessionale per ricordare attraverso San Girolamo il primato della parola di Dio e attraverso il confessionale che il vero depuratore di cui abbiamo bisogno non è tanto quello esteriore, che pure ci serve, ma quello del cuore. Noi dobbiamo depurare il nostro cuore e la confessione è la strada per poterlo fare.
Per cui Gesù oggi, ricordandoci che quello che entra dall'esterno in noi va nella fogna, ci dice: fate attenzione a ciò che esce da voi, a ciò che esce dal vostro cuore. E dal nostro cuore Gesù ci dice che possono uscire delle cose anche molto cattive. Ne fa un elenco, 12 cose il Signore Gesù annuncia, 6 cose al plurale, 6 cose al singolare, e sono cose che ci mettono in discussione in ogni campo, perché si parla di adulteri e di cupidigie, di inganno e di invidie, fino a parlare della stoltezza. E la vera stoltezza, ci dice il Salmo 141, è non riconoscere Dio, non riconoscere la sua paternità, non riconoscere la nostra figliolanza. Allora approfittiamo dell'invito che il Signore ci fa per tornare al cuore, approfittiamo dell'invito che il Signore ci fa per arrivare alla vera pulizia, alla vera purificazione, che è quella di riconoscere in Dio l'unico Dio della nostra vita, onorarlo, adorarlo, pregarlo, ma poi anche nei fratelli la presenza del Signore, e quindi vivere la giustizia, vivere la fraternità, vivere il servizio, vivere l'amore. Questa è la pulizia che piace al Signore. Altrimenti anche noi ci sentiremo dire, come se lo sentirono dire dal profeta Isaia, i suoi contemporanei, e da Gesù, coloro che lo ascoltavano: voi mi onorate con le labbra, ma il vostro cuore è lontano da me. E io non so che farmene delle vostre novene, delle vostre preghiere, del vostro incenso. Cominciate ad operare la giustizia, cominciate a servirvi reciprocamente, amatevi sempre.